su Radio ISAV c'è Il Profeta, tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta. E finalmente posso dirlo, dopo un po' di tempo, dopo questa pausa estiva, bentornato e benvenuto ai microfoni di Radio ISAV a Massimo Profeta. Ciao Massimo! Bentornato a te e ben risentiti, è sempre un grande piacere commentare la prima partita del Pescara, perché poi insomma c'è stato il sorriso, i primi sorrisi sono stati dopo una lunga pausa, quasi tre mesi. Anche noi a Radio 8 non ci siamo mai fermati, soltanto due di pausa e poi il calciomercato fino a proprio al primo settembre. Ciao Luca. Ciao Massimo, allora abbiamo tantissime cose da dire, hai detto bene, c'è il calciomercato, c'è il primo incontro della settimana che c'è stato proprio con la Juventus The Next Generation, c'è il mercato ma c'è soprattutto la polemica sul mercato, quella dei tifosi, la campagna abbonamenti. Allora Massimo, da dove vogliamo iniziare? Ma io intanto direi di iniziare da questa prima partita, perché comunque cominciare con il piede giusto non era affatto scontato, anche se la Juve Under 23 è una squadra molto giovane, è verdissima, sono tanti prospetti interessanti, io la conoscevo per sommi capi, però è chiaro che insomma si è presentata con tutti il 2003-2005, addirittura Huijsen, che era il centrale della difesa 3 olandese di cui si parla molto bene, che però ha fatto tanti errori insieme a Stivanello, che era un altro ragazzo che era stato accostato al Pescara, preso dalla Juve di proprietà del Bologna. È chiaro che il Pescara ha avuto il gioco facile, nel senso che ha approfittato, ha sfruttato le lacune della difesa della Juve Under 23 e ha vinto la partita meritatamente. Si è visto qualche sprazzo di giocate zemaniani, ma soprattutto nel primo tempo, ma io direi di aspettare. Ecco, però era importante anche per l'autostima, Luca, no? Perché questa squadra veniva da un precampionato tutt'altro che entusiasmante, e uso un eufemismo, e da un mercato che non aveva, diciamo così, riscaldato i tifosi obiettivamente. È vero, è successo tutto nel primo tempo, 3-0 nel primo tempo, poi il Pescara nel secondo tempo, possiamo dirlo, si è un attimino rilassato, ha subito il gol, però si sono viste delle giocate di grande qualità. Io ho visto i gol, Massimo, a Cornero, un ragazzo del 2004, c'è la conferma, quella di Cuppone, che come al solito ha disputato una grande partita, ma in generale il tridente d'attacco si è comportato bene, anche il centrocampo, ecco. Non c'è più Palmiero, c'è un nuovo perno davanti alla difesa. Parliamo di lui, se non sbaglio parliamo di Squizzato. Sì, Squizzato, che per me non è il play di Zeman, cioè, storicamente il play di Zeman l'ha detto lo stesso allenatore alla vigilia di questa partita. Storicamente, chi conosce la storia appunto del boemo, come intende lui il metronomo, o meglio il vertice basso del centrocampo a tre, il play è un mediano schematico che in uscita palla deve subito verticalizzare senza fare più di due tocchi e deve avere anche qualche capacità di interdizione. Diciamo che dal punto di vista della struttura ci siamo, perché Squizzato è il prototipo, diciamo, del play di Zeman, ma è una mezzala, in realtà è una mezzala, tant'è vero che Zeman lo sta adattando, lo ha detto anche lui, il ragazzo si sta adattando, sono contento, non deve correre tanto per me il play, ha detto Zeman alla vigilia della partita, e quindi significa che il Pescara ha fatto un mercato senza aver preso il play, ma questa non è una critica, è un dato oggettivo. Poi sinceramente io mi auguro che Squizzato diventi play nel più breve tempo possibile, e probabilmente lo diventerà, ma sarebbe una grande cosa, perché altrimenti significherebbe questo perdere molto tempo. Il problema è proprio qui, cioè Squizzato non è il classico regista di Zeman. Perché? Ma perché il regista di Zeman, ripeto, deve essere un mediano schematico, ordinato, in grado subito di verticalizzare il gioco in uscita palla senza fare più di due tocchi. Ecco, Squizzato chiaramente ci deve arrivare a fare questo. Allora, abbiamo parlato di Squizzato, invece cosa ne pensi anche del nuovo acquisto a Cornero? Questo giovane ragazzo a Cornero mi piace tantissimo. Ecco, per esempio, hai detto bene, secondo me il reparto d'attacco è il reparto più affidabile per me dei tre, è quello che promette meglio, è più assortito. A Cornero l'avevo visto anche nelle amichevole, mi aveva fatto già
un'ottima impressione. Certo, le amichevoli sono una cosa, poi il campionato un'altra. Evidentemente è la stessa cosa per questo ragazzo, perché sono 4 reti consecutive che realizza, tra l'altro la prima in Coppa Italia con la Reggiana. Cioè, io parlo sempre delle partite che contano, Io le prime 4 gare giocate, i primi test contro squadre di prima categoria, sinceramente non li considero, Luca. Avevo letto dei commenti, gente che già si entusiasmava, cioè insomma. Poi io capisco, Pescara è così, no? Si infiamma facilmente, però prima si è giocato all'inizio con squadre di prima categoria, ma soprattutto per mettere i minuti nelle gambe, squadre che non erano preparate neanche dal punto di vista atletico, quindi quelle non fanno testo. Diciamo che i test veri o presunti tali sono stati 4: Reggiana, Pineto e Notaresco, più questa partita di oggi, di sabato, la partita con la Juve Under 23. A Cornero, ti dicevo, è un giocatore che mi è piaciuto tanto. Perché? Perché intanto è un giocatore che vede la porta, cioè lui veramente quando ha lo spazio tira e c'entra lo specchio, cioè difficilmente l'ho visto concludere senza inquadrare lo specchio della porta. Davvero un giocatore molto interessante, che ricorda per movenze, io l'ho detto già da un po', perché sai, mi è stato subito evidente per quanto mi riguarda, ma credo che anche tu abbia la stessa sensazione, abbia avuto la stessa sensazione. Ricorda tantissimo delle Monache, assolutamente delle sì. Monache, però rispetto a delle Monache vede di più la porta. Magari delle Monache ci arriverà, perché anche un anno in meno, ricordiamo a Cornero 2004 e delle Monache 2005, però è stata la sorpresa più piacevole di questo primo scorcio di stagione. Siamo soltanto agli inizi, io non me l'aspettavo, non lo conoscevo. Ecco, devo dire che ha fatto una buona cosa qui la società. Certo è che è arrivato in prestito secco, non ha potuto patrimonializzare, e ho capito il motivo, perché è forte. Cioè, il Genoa non te l'ha dato di proprietà. Un'altra bella sorpresa, Massimo, sono stati 7.187 spettatori. Ecco, io no, sinceramente non mi aspettavo questo pubblico, viste le tante polemiche che ci sono state nel precampionato, la campagna abbonamenti. Ecco, parliamo di questo, dei tifosi, come hanno risposto e come risponderanno. Ma io ti dico, anche io non mi aspettavo, però gli oltre 7.000 spettatori, 7.200 quasi. Perché? Perché è sempre effetto Zeman, cioè a fare la differenza è il boemo, a mio avviso. Non so se magari abbia tirato anche un po' la Juve, no? La presenza della Juve Under 23, non lo so, no? Il fatto che si sia presentata la Juve, non la Juve A, No, perché lo ha detto anche Zeman a fine partita facendo una battuta, no? Non lo so, io non credo. Io credo che abbia fatto la differenza proprio l'effetto Zeman, che è un allenatore che evidentemente insomma lascia sempre il segno, ed è da rimarcare questo dato: 7.187 spettatori dopo la cocente delusione dello scorso 8 giugno, la sconfitta ai rigori nella semifinale playoff con il Foggia, e un precampionato sicuramente non entusiasmante, e un mercato, come dicevo all'inizio, che non ha riscaldato i tifosi. Quindi questo è un dato davvero da sottolineare, da rimarcare, un dato significativo. È chiaro che deve essere confermato, staremo a vedere nella prossima partita interna con l'Arezzo, però pare che 7.187 spettatori, con tutto quello che abbiamo detto, con le premesse che non sembravano incoraggianti, diciamola tutta, Luca, per i motivi che ho prima ricordato, tanta roba, sicuramente tanta roba, ma credo che sia stato determinante, come sempre, l'effetto Zeman. L'effetto Zeman, un Pescara divertente, che comunque è sempre bello per gli occhi vederla giocare, soprattutto in casa, soprattutto con questo pubblico. È soddisfatto anche, ho letto le parole di Sebastiani, che dice: la prima partita c'è ancora tempo, si vede qualcosa ma c'è ancora tanto da lavorare. Comunque vedere lo stadio così pieno mi ha fatto molto piacere. Sul mercato poi lui dice: abbiamo portato a Pescara tutti quelli che volevamo. Sebastiani, vabbè, lo sappiamo, è sempre un pochettino così, ma va bene così. Invece quello di domenica prossima sarà sicuramente un incontro più complicato, più difficile, perché vedrà il Pescara scontrarsi con il Perugia domenica alle 20:45. Com'è questo avversario, Massimo? Ma il Perugia sicuramente frastornato dopo la sentenza del TAR, del Consiglio di Stato, che ha rigettato il ricorso del Perugia. Il Perugia sperava ancora nella Serie B a scapito del Lecco.
Non ce l'ha fatta, ed è giusto così, sinceramente, perché sul campo il Lecco ha strameritato la promozione in Serie B. Quindi diciamo che ci sono nell'ambiente perugino ancora delle scorie da smaltire. La squadra è ancora un cantiere aperto. Oggi dovrebbero ufficializzare, non so se l'hanno già fatto, Federico Ricci, che è un giocatore che non ha bisogno di presentazione, un mancino del 94 che insomma ha giocato in Serie A anche nel Sassuolo, nel Genoa, viene dalle giovanili della Roma, insomma ha fatto tanta Serie B, ma non è solo lui. Sicuramente il Perugia farà mercato fino all'8 settembre, perché gli sarà consentito per i motivi che ho ricordato, quindi fino a venerdì prossimo, e sarà il primo test secondo me probante, perché è chiaro che io sinceramente ci vado sempre molto cauto. Il Pescara ha vinto, siamo tutti contenti, buone trame di gioco, sicuramente nel primo tempo ha sfruttato, ripeto, le defiance della verdissima e fragile difesa della Juve Under 23, perché questo va detto, ma è un merito quello di aver sfruttato le defiance e i limiti della squadra avversaria. Però andiamoci piano perché il campionato è lungo, insomma siamo soltanto agli inizi, e la Juventus non è esattamente, voglio dire, un test così probante come lo possono essere quelli con la spalla, il Cesena. Cioè io vedo comunque un campionato equilibrato, ecco, per me questo non sarà un campionato nel quale, non so, c'è il Catanzaro di turno, ci sarà il oppure la Ternana di qualche anno fa nel girone C, o lo stesso Bari. Secondo me questo sarà un campionato più equilibrato, e essendo più equilibrato, me lo auguro, il Pescara avrà più possibilità di inserirsi. Però io, siccome non cambio opinione, per me, per come è stata allestita, questa squadra non è all'altezza di un torneo di vertice come lo poteva essere lo scorso anno. Cioè lo scorso anno il Pescara è arrivato a un centimetro dalla finalissima. Ecco, questa rosa non mi sembra così all'altezza di un torneo da vertice, però posso essere smentito. Sarà difficile per il Pescara. Lo sarò, io anzi mi auguro di essere smentito, però così è una sensazione. Poi ripeto, siccome non conosciamo bene le altre squadre, sappiamo che la SPAL probabilmente è la squadra più forte, poi ci sono Entella, Cesena, no? Queste altre formazioni più o meno blasonate che comunque partono con propositi ambiziosi, ecco, probabilmente il Pescara in questo momento forse parte alle spalle di queste 3-4 squadre. Però poi è sempre il campo a fare la differenza, quindi vediamo. E Massimo, noi conosciamo bene la tua esperienza, la tua professionalità e la tua esperienza proprio sul campo, quindi sicuramente mi posso sbagliare tranquillamente, perché ci sta, cioè anche il Lecco lo scorso anno, chi avrebbe scommesso sul Lecco? Allora l'appuntamento ce lo diamo a lunedì prossimo, sempre alle 12.30, sempre qui su Radio Isab, sempre con Massimo Profeta. Su Radio Isav c'è Il Profeta, tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta.